c'è un grosso giro di stupefacenti in città. Cerca di portarmi qualcosa di concreto a riguardo del ladro delle scatolette di tonno. Che testa di cazzo. Me ne frega un cazzo il tonno, a me fa cagare il tonno. Cosa? Certo che sei proprio cotto, eh? Io? Ma no. Sicuramente si tratta di overdose. Non hai capito che noi dobbiamo beccare questo, stronzo? Ma non mi interessa, non voglio andare in giro a cercarlo. Fermo, stronzo! Ti dichiaro in arresto. Sappiamo in che traffici sei coinvolto. Dici dove tieni la tua roba. Il comandante vuole vederti subito. Si può sapere che cazzo avete fatto? Noi cosa abbiamo fatto l'altro giorno? Abbiamo arrestato il più grande spacciatore della città. Poi sta cazzo di burocrazia l'ha rimesso in libertà. Ma la cosa peggiore è adesso i bambini. Come faranno a mangiare i tramezzini col tonno? Bene, bene. Ottima deposizione. Sì. Grazie per la collaborazione. Ma che non ho ancora finito con le domande. Senti, abbiamo finito. Hai visto in giro questo tizio per caso? No. Adesso mi è appena venuto lo sbirri a chiedermi informazioni su Mancino. Ehi, voi come fermate? E tu chi saresti? Sono un agente federale. L'uomo della foto che mostrate si fa chiamare Mancino ed è realmente coinvolto in un grosso traffico di droga. Lui è solamente il braccio destro di un boss della malavita. Lui ha in mano tutto il traffico di droga della città. C'è stato un nuovo furto di tonno al supermercato in via Tuloschi. Guardi, hanno rubato tutto il nostro fornitore di tonno. Quei due poliziotti continuano a fare domande su di te. È giunto il momento di dargli un avvertimento. Piccola, è arrivata la polizia? Figlio di puttana. Ascolta, ma ho sentito dire che domani sera c'è qualcosa di grosso in giro. Guarda che il caso del tonno è veramente importante. Zitto. Dai, andiamo che ci ha allontanato abbastanza. Polizia, dovremmo fare alcune perquisizioni. Avete un mandato? È questo il mio mandato, Lullo Bastardo. Tengo tutto dopo domani, arriverà un grosso carico al volo. Noi mattina abbiamo l'occasione di sgominare questa banda del cazzo. Siamo capiti, devi fare trovare pronto domani mattina all'alba. No Peppe, mi sa che con lei rinuncio, ogni volta che provo ad approcciarla qualcosa va storto. Sembra quasi che sia destinato a fallire con lei. Possiamo andare a bere qualcosa insieme. Cosa? Vuol dire con molto piacere. Io e i miei uomini siamo pronti ad intervenire. Agiremo solamente quando inizierà lo scambio. Ricevuto. Cazzo Cagnetti, come ti è venuto in mente di dirle che stavamo proprio noi di vedetta? Cazzo, Mancino si sta allontanando. Dai, non abbiamo tempo da perdere. Fermi tutti, Polizia Federale.